duro affondo del consigliere di Forza Italia Damiano Cardiello dopo la partecipazione del sindaco Massimo Cariello alla conferenza stampa di presentazione del candidato del centro-sinistra alla presidenza della provincia Michele Strianese. Un segno del trasformismo imperante in città, secondo Cardiello, che si lancia all'attacco del primo cittadino. Eboli è ostaggio dei trasformisti della politica, noi lo stiamo dicendo da anni. Il maestro del trasformismo per eccellenza, alias Cariello, ieri ha dato un'altra prova che la coerenza per lui è un optional, invece per i cittadini dovrebbe essere un principio saldo della sana politica. Partecipare alla conferenza stampa di presentazione del candidato PD di Canfora e De Luca è l'ulteriore sfregio agli elettori di centrodestra che lo avevano premiato nel 2015. Noi ovviamente continueremo a fare opposizione a questa che è la giunta non solo peggiore per la modalità di gestione della cosa pubblica, ma anche trasformista dal punto di vista politico. E allora quando poi i cittadini, le persone per strada registrano quella disaffezione verso la politica, le risposte sono proprio queste, cioè vedere dei personaggi del genere che politicamente vanno da un partito all'altro senza pudore, senza vergogna, è una cosa che indigna e quindi è una cosa che poi fomenta il voto di protesta. Ovviamente il sottoscritto è sempre stato in campo e lo sarà, ma per il bene del paese, perché immaginarsi una replica, una riedizione dell'amministrazione Cariello per ulteriori 5 anni sarebbe veramente nefasto. È ovvio che con l'evoluzione nazionale noi penso che a livello locale possiamo intraprendere un percorso di allargamento alla società civile e soprattutto a associazioni civiche che guardano al bene di Eboli per far ritornare insomma la politica al centro dell'azione del governo, perché ormai qui non si parla più di politica con la P maiuscola in senso genuino, si parla di altro. Tanto è vero che stiamo documentando in questi mesi, in questi anni, insomma, la disamministrazione totale di una città abbandonata a se stessa. Eppure Eboli registra oltre 40.000 abitanti e 138 km quadrati. Quindi l'auspicio è che nell'ultimo anno e mezzo questi amministratori tornino ad essere amministratori e non gestori di condominio, perché fino ad oggi così è stato. Il futuro, spero che sia un futuro roseo per la città. Noi le forze sane le dobbiamo agglomerare attorno a un programma serio e credibile, anche fatto nella maggior parte delle proposte di azioni che tendono al civico, e questa credo sarà la soluzione da adottare per mandare a casa questi cattivi amministratori della cosa pubblica. Dalla percezione di indignazione da una parte e rassegnazione dall'altra, indignazione per questi continui cambi politici, cambi di casacca, salti della quaglia, definiamoli come vogliamo, e proprio perché la politica a Eboli non riesce ad intraprendere una strada di serietà, di lealtà e di coerenza. Rassegnazione dal fatto che nonostante tutti questi problemi importanti per una città così grande come Eboli, gli amministratori si concentrino su feste, festicciole e conferenze stampa del genere. Forse è rimasta l'ultima roccaforte, quella di Salerno, per il PD nazionale, e un nostro sindaco, anziché pensare a una tassazione super elevata, la crisi del commercio, la crisi del settore agroalimentare della nostra città, la disoccupazione ai massimi storici con punte incredibili, soprattutto in quella giovanile, si fa ritrarre lì assieme ai compagni di partito, diciamo tralasciando quello che sono, le ripeto, le priorità più importanti per una città. Quindi i cittadini sono molto indignati, ma non lo dico io, basta farsi un giro nei supermercati, insomma tra le attività commerciali del centro e delle periferie, soprattutto le periferie che si sentono maggiormente abbandonate dalla disamministrazione Cariello, e rendersene conto.